accanto al microfono. Così va bene? Mi sentite? Perfetto. Intanto volevo ringraziare personalmente riguardo Matteo, perché mi ha risposto ieri a mezzanotte, perché dovevo arrivare qua ancora. E, grazie. Volevo parlare del workshop che è stato stamattina. So che sono fuori tempo, però mi è stato richiesto di presentare... Mi è stato richiesto di presentare le idee di quello che è successo oggi al workshop su future giovani. In particolare noi eravamo timorosi nel nostro presentare la mozione e quindi alla fine ci siamo tenuti un po' in disparte. Poi abbiamo visto come sono andati gli esiti degli altri workshop e abbiamo deciso di tentare di inserirci, e mi scuso, fuori tempo per inserire questa nostra mozione da presentare al Consiglio. La mozione è quella di creare una sezione giovanile del Popolo della Famiglia. Questa sezione... Grazie. Questa sezione, ancora da definire, e non ne discuteremo qui perché non è il luogo, avrà una figura di riferimento che sarà il coordinatore nazionale, non mi piace l'acronimo CNPG, troveremo un nome anche per il coordinatore nazionale, che farà capo direttamente al coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, e come primo scopo fondamentale avrà quello intanto di comunicare il Popolo della Famiglia, di esporre il Popolo della Famiglia ai giovani, alle altre persone che attualmente non sono attratte né dalla politica né in particolare dal Popolo della Famiglia e dai valori che noi portiamo. Al fine di questo, senza essere scisso dalla mozione che proponiamo, chiediamo che a questa sezione venga, nei modi e nei tempi giusti, affidata la riorganizzazione della gestione dei canali di comunicazione social nella loro interezza. È una cosa che è venuta fuori oggi al workshop che abbiamo fatto, e il motivo fondante si basa sull'educazione, sul fatto della relazione fra genitore e figlio, sul fatto che i genitori devono insegnare ai figli i modi, i tempi e l'etica dell'uso dell'informatica e della tecnologia, e i figli devono essere in grado di insegnare ai genitori l'uso effettivo di questa tecnologia. Alle conclusioni, grazie. In questo senso, quindi, vado a concludere. La richiesta è di creare una sezione giovanile che sia gestita sotto la guida, magari, di professionisti del settore della comunicazione, sperando di trovare un valido supporto all'interno del movimento, in modo che tutto possa svolgersi senza ombre, senza dubbi, senza discussioni che sono per me inutili. Io ci tengo a dire una cosa che mi è venuta in mente proprio al workshop di questa mattina. Per me, a lungo termine, il futuro di questo movimento attualmente non è in questa sala. Probabilmente il futuro di questo movimento attualmente è minorenne. Grazie. Grazie. Alessandro Sportiello, si prepari, Andrea Pederiva. Grazie. Buonasera a tutti. Cinque minuti. Lo so, guarda, avevo preparato qualcosa da cinque minuti, ma è una settimana lì. No, allora, voglio essere molto incisivo, anche se potrei parlare per un'ora. Però sono qua, visto che abbiamo il rilancio del movimento, che diventerà partito che tutelerà le future famiglie. Sono qua per dare qualche spunto e semmai anche qualche osservazione. Parlando di osservazione, io, visto che esiste pluralismo, vorrei così, ho letto le parole che ha fatto sulle chat Giovanni Fiore, che è da approfondire, niente da criticare, ma da approfondire, perché il bello della democrazia, che non è un lusso, e che dobbiamo difendere, è quello anche di difendere il pluralismo. E penso che in questo movimento il pluralismo deve essere
una delle basi essenziali per poter crescere. Io esco con esternazione, fermate il mondo che voglio scendere, voglio capire. Siamo tra globalisti, sovranisti, populisti, progressisti, riformisti, fondamentalisti, integralisti, modernisti e umanisti. Cosa siamo noi? Allora, siamo un movimento visto dall'esterno piccolo borghese? Non mi sembra, non mi sembra, e anche se c'è qualcuno ben contento, beato lui, ma noi siamo un movimento cattolico popolare, sia in Europa sia in Italia, popolare in tutti i sensi, culturale e politico. Io ho letto le 10 osservazioni che ha fatto Mario, proposte, ho letto le 17 proposte del movimento, del coordinamento di Torino, che non ho potuto partecipare, che in futuro spero che si faccia un po' prima. Però non ho letto la parola lavoro. Guardate che il lavoro è importante, è uno dei cardini essenziali della società. Se noi trascuriamo il lavoro è finito. Possiamo parlare di famiglia, ma è disgregata, perché il lavoro unisce la famiglia. Si parla di eutanasia, ma senza lavoro la gente si uccide. Allora questa è un'eutanasia ufficiale non dichiarata, non riconosciuta. Io quando ero consigliere comunale a Moncalieri, non voglio vantarmi perché non me ne frega niente, ho fatto le mozioni, imprenditori, lavoratori, suicidi. Sono stato deriso da tutti, l'ho mandato a fare il culo tutti, ma perde pazienza. Allora, rispetto parlando, ho dei consigli da dare agli amici che sono neoletti, perché ci sono delle cose importanti. Io da consigliere comunale ho fatto il consigliere a casa vostra, andavo in casa della gente per capire i problemi, i disabili, anche i disoccupati, gli ammalati e tutto. E mi prendevo carico di questa situazione. Politica è questa, è sacrificio, bontà, umanità, non umanesimo, umanità. Grazie. Andrea, si prepari, De Stefano Cristiana. Allora, io volevo aggiungere, diciamo, qualche idea ai ragionamenti già fatti, per spiegare anche un po' il senso delle proposte che sono state illustrate anche stamattina. Allora, il primo concetto è questo. Noi abbiamo messo in piedi, abbiamo messo sul tavolo una serie di proposte che attengono all'ambito antropologico, alla questione dei principi non negoziabili. Questo tema, assieme ad altre proposte di politica, diciamo, attinente la vita spiccia, diciamo, dell'impresa, o le regole spicce della nostra vita quotidiana, vanno bene. Ma, e qui si collega il secondo concetto, quello che io, diciamo, volevo proporre al partito come tema su cui cominciare a riflettere è questo. Il raggio d'azione dell'ambito nostro, il perimetro all'interno del quale noi ci muoviamo, è condizionato da elementi di contesto che passano abbastanza sopra le nostre teste. Mi riferisco, diciamo, alle regole che governano i meccanismi di decisione dell'Unione Europea, no? le direttive europee, le norme, anche i trattati internazionali che regolano il funzionamento del mondo della finanza, dei mercati, eccetera. Ecco. Allora, il nostro ambito d'azione, spiccio, è limitato dal fatto che qualsiasi iniziativa noi prendiamo a livello politico, anche nazionale, è poi vincolata al rispetto di queste regole sovranazionali. Allora, io credo che noi dobbiamo, diciamo, introdurre nella nostra azione anche un elemento di consapevolezza rispetto a questo, sia in termini di proposta politica, sia in termini di consapevolezza. E questo elemento di contesto, io credo che sia anche un elemento che spiega molta della disaffezione alla politica che noi osserviamo attorno a noi
e in parte anche l'inefficacia, diciamo, dal punto di vista elettorale sinora della nostra azione. Cosa intendo dire? Intendo dire che io credo che i nostri interlocutori, in parte, diciamo, per una comprensione razionale, una conoscenza razionale, in parte anche per un aspetto di intuizione, no? Intuiscano o capiscano o sappiano che tutto sommato, per quanto noi ci agitiamo e per quanto anche i politici che siedono nel nostro Parlamento si agitino, gli ambiti di azione che hanno a loro disposizione sono molto limitati, perché le decisioni, quelle importanti, che hanno poi effetti e ricadute pregnanti sulla nostra vita quotidiana, no? Sulla capacità dei nostri imprenditori di creare posti di lavoro, sulla capacità della nostra politica di ridurre il debito pubblico, sono decisioni che vengono prese in altri contesti. Allora, io quello che dico, senza rinunciare a quello che si può fare a livello locale e nazionale, però cominciamo a, anche qui, cominciamo a far presente che è necessario intervenire anche a quel livello di azione. Ovviamente con il grado di competenza necessaria, e qui concludo, io credo che noi dobbiamo abbandonare, diciamo, anche nei nostri canali di comunicazione, nelle nostre discussioni, le teorie del complotto, no? De Soros, Bilderberg, queste cose, tutte vere, eccetera, forse, in parte, non lo so, e andare invece sulle questioni concrete. Se si parla di Europa bisogna conoscere il trattato fondativo dell'Unione Europea, se si parla di commercio internazionale bisogna conoscere le regole che governano il funzionamento del WTO, eccetera. Da questo punto di vista mi ricollego a un ragionamento che era stato fatto stamattina, cioè se a livello di partito si decide di fare delle commissioni di lavoro a livello nazionale su questi argomenti, credo che potrebbe essere una buona occasione di crescita per tutti. Grazie. Beh, giustamente Diego diceva che è dura fare un intervento dopo la Cristiana, perché è veramente toccante. E beh, sono Massimiliano del PDF di Venezia. Ecco, intervento molto breve. Beh, intanto necessari ringraziamenti agli organizzatori, perché questa assemblea ha un effetto ricaricante su quella che è la nostra situazione. Ringrazio anche il Circolo di Venezia che ha concesso a me, a Diego e alla Paola di essere qui, perché noi siamo ancora in una situazione come il Circolo di Venezia dove sentiamo ancora la delusione del risultato delle europee, ecco. Quindi la fatica fisica anche fatta, perché abbiamo degli amici del Circolo che sono riusciti a fare più di 50 gazebi, che è un numero spropositato, e senza vedere, diciamo, un frutto alla fine, ecco. Quindi una cosa che sentiamo necessaria è quella di motivare le persone a proseguire questo cammino con il popolo della famiglia, che non sarà sicuramente facile, sicuramente non ne vedremo i frutti a breve. Giustamente, come diceva prima, non lo vedo più, sì, probabilmente chi otterrà dei bei risultati sono ancora minorenni, cresceranno anche loro, però è nostro compito quello di riuscire proprio a mettere queste fondamenta, ecco. Per cui, per mettere fondamenta, servono nuovi militanti. Ecco, qual è il problema che noi riscontriamo fondamentalmente? Guardiamo un attimo come siamo, la nostra situazione. Noi siamo tutti volontari. Siamo persone, quasi tutti con famiglia, con figli, lavoriamo, e abbiamo magari il nostro percorso spirituale, come molti, sì, di noi. I media non ci considerano proprio, quindi non abbiamo quei canali preferenziali per farci notare, e ci autofinanziamo. Per cui penso che potrebbero essere tutta una serie di problemi questi, ma secondo me dobbiamo essere orgogliosi di questa situazione, perché quello che stiamo ottenendo adesso nel nostro piccolo è veramente una cosa miracolosa. Ecco, quindi l'invito qual è che dobbiamo farci, che mi faccio io per primo? Con quelle poche risorse che ci sono dobbiamo focalizzarci come con un laser, cioè noi dobbiamo cercare di creare, di far convergere queste poche cose in qualcosa di efficace per tirar su nuovi amici, nuovi collaboratori. E abbiamo visto alla fine che la strategia migliore è sempre quella del tu per tu, quindi non ci sono social, non ci sono gazebi, no? Bisogna proprio andare a bussare la porta, quindi schiodarsi dalla casa,
andare a parlare con le persone. E per fare questo, però, siccome prendiamo atto di una cosa, bellissimi interventi che hanno parlato di competenze, ci stanno, nel senso va benissimo, il problema è che ci vuole anche il tempo per studiare, e se uno chiaramente lavora a famiglia e non fa il politico 24 ore su 24, di studiare il tempo ce n'è poco, si usa la notte ma a un certo punto uno crolla. Bisogna in qualche maniera che noi accettiamo di non essere dei tuttologi, anche di poter sbagliare, e quindi bisogna a nostro avviso in qualche maniera creare degli strumenti che ci permettano di andare dalle persone e dire: noi siamo questi. Quindi il programma che magari viene posto prima delle elezioni, noi in qualche maniera possiamo rappresentarlo, magari un'idea all'interno di un opuscolo, qualcosa di molto semplice che parli alla gente, quindi non deve essere complesso, perché la complessità va bene per uno che è già avviato, ma per chi ci vede la prima volta il problema è il lavoro, il problema è che non arriva a fine mese, il problema, cioè bisogna parlare, passatemi i termini, alla pancia delle persone, come hanno fatto altri nostri colleghi di altri partiti, e chiaramente hanno avuto il loro riscontro. Quindi questo ci consente di creare una credibilità, e dobbiamo farlo in tempi non sospetti, quindi prima che ci siano delle elezioni in programma. Bisogna fare in maniera che le persone sappiano che noi ci siamo un po' alla volta, proprio uno ad uno, ma non solo quando ci sono le elezioni a breve, perché altrimenti caschiamo nella mischia con gli altri. Se noi andiamo avanti in maniera periodica a fare una cosa, un'azione conoscitiva sul territorio, credo che riusciremo a ottenere degli importanti risultati, non subito, ma più avanti, perché quando poi sarà l'ora di votare uno dice: caspita, ma io qualche mese fa ho visto quell'opuscoletto, magari, che può essere l'opuscolo, un altro strumento che magari una commissione potrebbe decidere di fare come strumento, e per cui riuscire in qualche maniera a renderci appetibile alle persone. Ok? Quindi sono certo che alla fine di questi 3 giorni qua usciranno certamente delle proposte concrete, vanno messe in ordine di priorità in qualche maniera, devono essere raggiungibili e sostenibili da noi, che appunto alla fine siamo tutti quanti volontari, insomma. Per cui un buon lavoro a tutti quanti, un buon lavoro anche a noi, ovviamente, come Ciclo di Venezia. Grazie, un abbraccio. Si sente? Sì. Ok. Allora, breve e sintetico. 5 minuti. Sì, sì, no, forse anche meno, spero anche meno, per me e per voi. Ecco. Allora, articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, tutti, sono uguali davanti alla legge, tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Noi abbiamo un DNA, e è inutile, io ho seguito con un'estrema attenzione tutte le riflessioni di oggi, bellissimi workshop, però abbiamo un DNA e non ce lo toglie nessuno. Abbiamo dei concetti centrali che non ce li toglie nessuno, e su questi concetti tutto il resto va in secondo piano, che non significa dimentichiamo tutto il resto e non parliamo di tutto il resto. Con Giovanni prima ci siamo confrontati, ben venga il confronto, no? Ma il fatto che ci confrontiamo non vuol dire che ci odiamo, anzi ci amiamo di più, no? Il confronto è, diciamo che è gratificante e accrescente per entrambi, no? La visione sovranista, la visione non sovranista, poi uno può dire: ma sovranista chi, l'Italia o l'Europa? Perché di fatto siamo in Italia, qualcuno ha fissato quel confine, di fatto siamo in Europa, qualcuno ha fissato quel confine, di fatto siamo nel mondo. Però questo articolo 3, che è nella prima parte della Costituzione e nei principi fondamentali, diciamo, quindi proprio il cuore politico e la base politica italiana, quando dice che tutti abbiamo pari condizioni, non abbiamo distinzioni di condizioni personali, e quando noi vediamo cosa ha fatto la Corte Costituzionale, che ha detto che su 100, l'ho detto alcuni di noi, ma volevo approfittare di questi 2 minuti per dirlo a tutti, la Corte Costituzionale da 2 giorni ha deciso che 100 non sono tutti uguali, perché ce n'è uno o due su quei 100 che possono scegliere di morire, gli altri no. Su 100, 99 non possono farsi aiutare,
gli altri sì. Questa è la vera discriminazione della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha scelto che all'interno dei 60 milioni di cittadini italiani ci sia qualcuno che ha meno diritti di tutti gli altri, quel qualcuno che anziché avere il diritto di essere aiutato aveva un'occasione stupenda per elevare se stessa e dire guardate che io sono la Corte Costituzionale, sono un soggetto talmente giuridicamente adatto a valutare la costituzionalità delle leggi che vi do dei principi alti, e invece no, e invece ha detto io sono bravo a avere i tecnicismi delle leggi, ma di etica non ne capisco un fico secco, no? Di etica non ne capisco un fico secco, l'ha detto implicitamente. Cosa voglio dire? Perché cito l'articolo 3? Perché cito queste cose? Noi abbiamo dei concetti essenziali che sono i nostri e su quelli noi continueremo a lavorare inconsciamente, istintivamente e sempre, e non smetteremo mai di lavorare su quelli. Poi lavoriamo anche di economia, di politica, di sovranità, di, non so, ad esempio, un concetto che mi è cresciuto tra ieri e oggi, perché poi quando ci si ferma a pensare nascono i concetti, è la sussidiarietà europea, no? Il concetto di sussidiarietà europea, se avessimo già fatto il mega stato europeo, oggi forse era un po' tardi. Invece siccome non c'è il mega stato europeo, iniziamo a lavorare nella costruzione, visto che adesso abbiamo uno scheletro malfatto di Europa, nella costruzione della sussidiarietà europea, no? Di questa Europa che lascia fare i territori quello che i territori fanno meglio dell'accentramento di Bruxelles o di una banca che decide lei tutta l'economia di un mega Stato europeo, di una mega Unione di Stati europei. Detto questo, una cosa che ritengo essenziale, l'articolo 80 della Costituzione prevede che i trattati europei siano ratificati dalle Camere. Qui concludo. Ma vi sembra normale che questa Europa sia istituita solo su trattati? Cioè, noi siamo in Europa non grazie alla Costituzione, ma grazie a dei trattati internazionali firmati. E che questi trattati non abbiano le stesse discipline, cioè sono approvati dalle Camere, correggimi Mario se sbaglio, perché anch'io non sono perfetto, ma non hanno i due terzi come deve averla la Costituzione. E io dico, il trattato mi va sopra la Costituzione e non utilizza gli stessi quorum necessari per modificarla? C'è qualcosa che non va. Già solo modificando questo renderemo edotto un Parlamento che deve sottoscrivere un trattato che può essere il Meccanismo Europeo di Stabilità o il Maastricht o Lisbona o quant'altro, di alzare l'allarme. È giusto Mario quello che ho detto? Ci sta? Di alzare l'allarme parlamentare, di dire stiamo firmando qualcosa che tocca le nostre fondamenta, come avviene in edilizia, da buon geometra. Quando andiamo a toccare le fondamenta, l'ufficio tecnico dice relazione del geologo, perché sennò viene giù tutto. Grazie. Siamo, e lo ripeto, l'avevo già detto un anno fa, il partito più bello che c'è in Italia. Volevo innanzitutto portarvi il saluto di tutti gli amici del PDF del Friuli Venezia Giulia. Nella nostra regione il PDF è una piccola realtà, ma unita e tenace. Dopo le vicissitudini e le prove durissime sostenute dal nostro gruppo regionale, riteniamo un miracolo essere oggi qui con una nostra piccola delegazione. Ma siccome crediamo che in un certo qual modo il PDF sia effettivamente il partito dei miracoli, capiamo che qui oggi siamo a casa nostra. Questo ci conforta, ma non ci soddisfa. Crediamo e vogliamo che il PDF sia qualcosa di più di ciò che è stato fino ad ora. E permettetemi veramente di chiedere un vostro applauso alle persone che sono con me presenti, perché si tratta di persone che hanno superato i 70 anni di età e oggi sono qua perché credono ancora in questo progetto e sono seriamente intenzionate a impegnarsi, e credo che siano un esempio anche per molti giovani e per molti di noi. Vorrei porre la vostra attenzione su due punti, tra i molti che meriterebbero di essere affrontati. Il primo riguarda l'aspetto organizzativo. Mi permetto di aggiungere qualcosa a quello indicato ieri dall'amico Guido Pianiselli, che era il coordinatore del relativo gruppo. E lo faccio sottolineando che tra i componenti di quel gruppo è emersa forte e unanime, pressoché unanime, l'esigenza della creazione di una struttura ordinata e efficiente di questo movimento, sia a livello locale che a livello centrale. Parlo di esigenza di creazione, non di miglioramento, perché
ad oggi non, i territori non sentono non sentono che esista una vera e propria struttura. Se esiste non è percepita dai territori. Questo si traduce nell'implementazione di organismi e di procedure che rispondono a un'organizzazione burocratica efficiente. La parola burocrazia non piace a nessuno, soprattutto perché evoca situazioni di inefficienza e spreco. Non è di questa di burocrazia a cui io mi sto riferendo. Mi rifaccio al concetto migliore, più sano di burocrazia, quello che è conosciuto anche da molti di noi che lavorano in grosse organizzazioni e che conoscono l'importanza della burocrazia, di quella vera, buona, efficiente. La burocrazia, ci piace o no, è necessaria. E prima sapremo addomesticare questa bestia, e prima e meglio raggiungeremo i risultati che ci stiamo prefiggendo. Questo non significa implementare un sistema pesante, rigido, scollegato dalle realtà locali. Quello è un modello che conosciamo tutti e che non vogliamo certamente qui riproporre. Ma troppe volte la gestione di questo movimento è apparsa, visto dai territori, costantemente emergenziale, se non a volte addirittura improvvisata. Dobbiamo superare la fase dell'iniziativa personale scollegata dai contesti interregionali e nazionali e affidata solo alla buona volontà dei singoli, perché a volte questo si trasforma in anarchia. Rivolgo un sincero ringraziamento all'amico e tra l'altro anche mio collega Nicola per l'immane lavoro svolto fino adesso quale coordinatore nazionale. Però allo stesso tempo rimarco la necessità di realizzare un cambio di passo di questa figura chiave, una figura chiave, che si traduca nella creazione di una cabina di comando strutturata per competenze e che sappia rispondere celermente ed esaustivamente alle richieste dei dirigenti locali e dei coordinatori regionali. Forse più che di un coordinatore nazionale, credo che adesso avremo bisogno dell'istituzione di un coordinamento nazionale. Umanamente anche Nicola ha delle energie che sono quelle di un uomo. Monfalcone è la città dalla quale proviene il mio circo, la città delle grandi navi da crociera, e noi conosciamo l'importanza di avere una valida ed efficiente plancia di comando. Ed è quello che auspicherei ci fosse in questo momento nel PDF. Troppe volte i responsabili locali, nella carenza della struttura, di questa struttura, hanno dovuto rivolgere le proprie richieste, anche di natura pratica, ad una chat di WhatsApp nella quale, oltre a non ottenere mai risposta, spesso di non ottenere risposta, in questa chat si è ancora alla ricerca di una prassi comunicativa che sia ripulita da interventi estemporanei fuori tema. Non possiamo affidare la gestione e l'organizzazione di un movimento politico dalle alte aspirazioni ad una chat di WhatsApp. Ritengo superfluo aggiungere, per quel che mi riguarda, perché in questo caso mi piace parlare anche chiaro, che per quel che riguarda il mio impegno nel PDF, questi non sono da considerare dei suggerimenti di cui eventualmente tener conto, ma delle indicazioni che, se dovessero essere eluse, collega, determinerebbero inevitabilmente un radicale ripensamento del mio impegno nel PDF. Il secondo punto cerco di stringere, però è quello forse ancora più importante, entra direttamente nel cuore del dibattito politico del PDF. La mia domanda è: qual è il futuro che attende il PDF? Qual è il domani per il PDF? E io vado anche oltre, qual è il dopodomani del PDF? Parto da una considerazione che per me è una certezza. Il futuro del PDF è ineluttabilmente vincolato al beneplacito che le strutture ecclesiastiche dovranno accordargli, rivestendolo del compito di difensore laico dei valori incarnati nel magistero della dottrina sociale della Chiesa. Gli scenari sono due. Cerco veramente di stringere, ma è difficile. Uno è quello in cui dobbiamo andare avanti. Sì, uno è quello in cui le organizzazioni territoriali che si rifanno al cattolicesimo, tante volte organizzazioni stanche, sfiancate, che alla ricerca del motivo per cui sono nate, capiscano che noi effettivamente siamo l'unica realtà territoriale valida e si coagulino insieme a noi. E questa sarebbe una realtà in cui il PDF manterrebbe la propria identità attuale.
È un caso che io reputo veramente remoto, se non altro se non per alcune realtà locali. Lo scenario invece, quello più probabile, è quello in cui una parte auspicabilmente consistente dell'apparato gerarchico sarà costretta, gioco forza, a riconoscere il PDF come l'unica realtà organizzata, attiva, territorialmente radicata, in grado di porre una diga al laicismo imperante e ai danni che esso provoca. Arriverà il giorno in cui le gerarchie ecclesiastiche, preso finalmente atto del fallimento della strategia che hanno perseguito fino adesso, ovvero quella di inserire nei partiti soggetti che dovevano essere lievito e che per più delle volte sono stati ingurgitati da questi partiti. Dicevo, arriverà il giorno in cui anche queste gerarchie ecclesiastiche non potranno più evitare di riconoscere il PDF come unica realtà intorno al quale costruire un fronte comune di resistenza e di impegno politico. Sono certo che questo avverrà, a condizione che i militanti del PDF sappiano ancora dare prova di quella tenacia dimostrata sino ad ora, che lo facciano ben supportati da un apparato organizzativo che colmi le lacune che sono emerse finora e che sappiano continuare a radicarsi nei territori. Se ciò accadrà, non potrà essere elusa ancora a lungo una realtà politica che ha saputo dare continuità al proprio impegno nonostante le enormi difficoltà affrontate. Sono però altrettanto sicuro e convinto che questo riconoscimento non avverrà a costo zero. Ci verrà chiesto di pagare un prezzo e noi saremo chiamati a fare delle scelte. Io oggi sono qua non con lo scopo ultimo di far crescere il PDF, sono qua perché comprendo che ad oggi, nella nostra realtà contingente attuale, solo attraverso la crescita del PDF posso dare il mio piccolo contributo affinché si inverta il moto di quel macigno che sta frantumando i pilastri etici della nostra società. Come invertire quel moto? Il PDF senza l'investitura di cui ho parlato non potrà mai raggiungere risultati significativi, si fermerà sempre allo zero virgola. Concludo. È allora necessario, a mio modesto parere, che tutti i militanti e dirigenti del PDF prendano coscienza che per perseguire gli scopi prefissati dovranno, torto collo, unire le proprie energie con quelle di altri soggetti associativi, probabilmente alcuni dei quali già nostre vecchie conoscenze. Questo, a mio parere, è quello che ci verrà richiesto in cambio dell'investitura da parte delle gerarchie di cui parlavo prima. Se la richiesta non sarà limitata solo a questo, ma sarà estesa a una rivisitazione del ruolo, è probabile. Ma qua mi spingerei troppo oltre con le previsioni. Mi fermo qui. Quello che mi premeva sottolineare è l'importanza di perseguire, in questo tempo non strettamente emergenziale, il radicamento capillare del territorio, di dotare questo movimento di una struttura organizzata efficiente che supporti in questo compito le strutture locali e di invitare tutti noi a essere lungimiranti, di evitare di instaurare sterili polemiche e situazioni conflittuali con singoli soggetti o con realtà associative con le quali in un futuro prossimo, a mio parere, saremo chiamati inevitabilmente a collaborare. Grazie. Grazie.